Cerca di stare un po' vicino al microfono perché si sente, io almeno sento un po'. Poco, ok. Non Va so, bene. però può essere il mio. Va bene. Vediamo se la sigla parte. Buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Ascolta e Parola Alistair. Questa sera parleremo di una cosa particolare, che è una cosa comune, che ogni giorno noi siamo costretti a fare, giusto? Vuol dire nutrirsi è una necessità, mangiare bene è un'arte. Bene, di questo parliamo col dottor Luciano Rizzo. Lui si occupa di nutrizione e di intolleranze alimentari da oltre 25 anni. Vi do un breve excursus del dottor Luciano Rizzo, medico dentista. Laureato in medicina e chirurgia a Trieste, comincia la sua carriera nei reparti di anestesia e di medicina d'urgenza all'ospedale di Trieste. Successivamente si occupa di odontoiatria con particolare riferimento alle relazioni tra masticazione e postura e ai problemi che l'apparato masticatorio può causare alla digestione. Ha studiato psicologia analogica e strategica, kinesiologia applicata, omotossicologia, terapia craniosacrale e viscerale, programmazione neurolinguistica. Ha pubblicato 6 o 7 libri. Luciano, poi mi dirai se ho identificato il numero giusto delle tue pubblicazioni. E a questo punto presentiamo il dottor Luciano Rizzo che ci parlerà del tema nutrirsi è una necessità, mangiare bene è un'arte. E siamo all'interno del tema che io settimanalmente ne parlo, l'arte. L'arte di vivere. A te, Luciano, la parola. Perfetto. Ci sono, ci sono. Allora, a te la parola, Luciano. Buonasera a tutti, grazie all'Alister, grazie a Piero. Pietro, scusa, Pietro D'Adalt, che mi ha invitato. Grazie a Lorena che ha fatto da tramite per questo invito. Sì, io sono tanti anni che mi occupo di nutrizione, la faccio utilizzando dei test assolutamente soggettivi, che sono i test kinesiologici, che mi danno un piccolo aiuto per avere qualche informazione in più e che utilizzo da tanti anni. Secondo la kinesiologia, il corpo di un essere umano è fatto da tre lati, psiche, biochimica e struttura, e per quello mi sono interessato di tutti e tre gli aspetti, e poi ciò che muove l'organismo umano è l'energia, per cui mi sono occupato di biochimica e di intolleranze alimentari per il lato della biochimica. Per il lato psichico mi sono occupato di psicologia strategica, psicologia analogica, rilascio emozionale. Per la parte strutturale, i denti, come possono dare dei problemi,
di cervicale, di mal di testa, di lombare, perché possono dare dei problemi discendenti, cioè scendere lungo tutto il corpo, creando dei disagi in altri distretti del corpo, no? E Luciano, scusami poi. se interrompo. Hai attivato il video perché sono solo presente io mentre sei tu il protagonista della serata. Però non ti vedo in attività come video. Eccoci qua, perfetto. Bene, puoi continuare. Grazie. Ok, no, non occorre che ripeto, no? Cioè, No, si no, era. no, no. Si è sentito tutto quello che tu hai detto. Sì. I fabbisogni individuali ottimali ed evitare quegli eccessi che se non sono rimossi possono portarsi ad accumuli anche di quantità dannose per l'organismo. Cioè il problema, soprattutto io parlo per me, ma in ogni età ci sono problemi di equilibrio abbinato al sistema della nutrizione. Chiaro che in un'età di crescita abbiamo un fabbisogno e in un'età, nella terza età, come viene definita, dove io mi ritrovo, il sistema della nutrizione deve essere più attento, abbinato soprattutto al concetto dell'infiammazione, alle intossicazioni e pertanto al concetto di un giusto equilibrio tra proteine, carboidrati e grassi. Ma tutte queste cose sono appannaggio del medico specialista, non di colui, come nel caso mio specifico, tento di attivare le cose. Chiaro che ognuno di noi sa del proprio esistere e delle proprie necessità. Ecco, rivedo Luciano. Luciano, sei presente? Si è Perfetto. riattivato. Perfetto, Allora, Luciano. lasciamo perdere i convenevoli e andiamo al sodo della conferenza. Esatto, vai al sodo, riparti o anche da dove sei arrivato e continua con la tua presentazione. Allora, io faccio parte di un'accademia di nutrizione da tanti anni, utilizzo un apparecchietto che si chiama bioimpedenziometro, dopo magari faccio vedere che informazioni può dare. E la conferenza di stasera la illustrerò con qualche slide, per cui condivido lo schermo. Ecco, la conferenza di questa sera serve soprattutto a parlare del cibo, cibo che può fare bene ma che può fare anche male. Siamo quello che mangiamo, è un detto molto famoso, ma è anche molto molto vero. Però io lo completerei dicendo e diventiamo quello che pensiamo. Cioè il cibo e la mente si intersecano e si influenzano vicendevolmente. Magari si potrebbe parlarne in un'altra conferenza, ma come vedete io ho parlato già nei miei libri di questi due aspetti. L'aspetto della dieta e dell'acqua, che sono la parte di nutrizione, e l'aspetto dei segreti del subconscio, diventa un genio creativo con il diagramma YMAP e Psychogame, che riguardano la mente. Ora, per dare un'idea di quanto è importante la nutrizione, io chiedo sempre a tutti i miei pazienti, quando ero in attività fino a pochissimo tempo fa, ho sempre chiesto qual è la cosa più importante nella vita per voi in questo momento e ho ricevuto un'enorme quantità di risposte. La salute, l'amicizia, la famiglia, viaggiare. Solo un ragazzo giovane una volta mi ha detto, la cosa più importante è respirare. E aveva ragione. Se non respiri, la vita finisce. E dopo il respiro, la cosa più importante è proprio nutrirsi.
Noi pensiamo che ci siano tante cose importanti nella vita, però dobbiamo pensare alla priorità delle cose per noi più importanti. E alla base di questa che è la famosa piramide dei bisogni di Maslow del 1954, c'è la fisiologia con la respirazione e l'alimentazione, sesso, sonno, omeostasi. Appena dopo possiamo occuparci di famiglia, di salute, di proprietà, di amicizia, di controllo, di realizzazione, di rispetto reciproco, creatività. Abbiamo delle cose che sono più importanti, è come quando compriamo una macchina. La macchina la compriamo e la prima cosa che facciamo è cominciare a leggere il libretto delle istruzioni per capire che cosa serve quel determinato tastino, che cosa serve quella lucetta, che cosa serve quella levetta, e come possiamo utilizzare al meglio lo strumento che abbiamo appena comprato. Stessa cosa dovrebbe accadere per il nostro corpo. Dovremmo avere un libretto di istruzioni che ci accompagni per tutta la vita. Però questo libretto di istruzioni a scuola non viene molto pubblicizzato. E questo è un po' il motivo per cui devo fare una conferenza sull'alimentazione questa sera. Tornando al concetto di priorità, io faccio fare anche questo esercizietto. Osservate un colore intorno a voi, che ne so, se avete del rosso nella stanza, osservate questo colore rosso. Poi dico al paziente, chiudi gli occhi e dimmi cosa c'è di verde nella stanza. E il paziente, naturalmente, è tutto focalizzato sul rosso e nota poche cose che sono nel verde. Questo è un piccolo esercizio di focalizzazione. Ci hanno addestrati a osservare delle altre cose e non ci hanno insegnato a, come dire, focalizzarci sulle cose che sono veramente importanti per noi. L'alimentazione è proprio una delle cose più importanti per la nostra vita. Secondo l'Ayurveda, infatti, quando qualcosa non va, per prima cosa curati col cibo. Non funziona? Secondo tentativo, prova con le erbe. Non funzionano le erbe? Fai un terzo tentativo con la chimica. Non funziona neanche la chimica? Prova con il bisturi. A questi fattori che sono messi in scala di priorità, quindi l'alimentazione è primaria, aggiungerei le emozioni, anche il respiro può essere importante, gli integratori possono essere utili, però l'alimentazione resta il primo presidio, il primo modo che hai per agire su una situazione che non sta andando nel tuo organismo. Tornando a quello che si diceva prima, nella nostra società ci sono due problemi fondamentali, a mio parere. Dal mio punto di vista, la gente o non sa mangiare, o non sa pensare, o addirittura tutti e due i problemi contemporaneamente. Quindi, secondo me, se noi risolvessimo questi due problemi fondamentali, avremmo risolto il 90% dei problemi dell'umanità. E l'alimentazione è veramente importante. Secondo il compianto professor Veronesi, il 35% dei tumori potrebbe essere debellato con una sana alimentazione. Ma questo 35% intanto è sottovalutato, a mio parere. Ma può applicarsi anche a tantissime altre malattie e disturbi.
anche i famosi MUS, i sintomi vaghi da specifici, che come possono essere la cattiva digestione, il mal di testa, doloretti in tutto il corpo, mani e piedi freddi, possono essere molto ma molto migliorati con una sana alimentazione. Perché non è tanta pubblicizzata questa filosofia della sana alimentazione? Qua c'è questa vignetta che spiega che la medicina preventiva uccide il business di ritorno. Primo giorno alla scuola di medicina. Non è esattamente così, però quello che è certo è che quando io poi ho fatto il mio corso di medicina, non ho fatto un corso di nutrizione, non ho fatto un corso di integratori, non ho fatto un corso di sana attività fisica per far star bene le persone, non ho fatto un corso di fitoterapia, ma ho fatto un corso di farmacologia, questo è sicuro. E invece la nutrizione può essere molto molto importante perché aiuta in tantissimi problemi. In questo caso stiamo parlando dell'artrite reumatoide e il titolo di questa ricerca dice: può la dieta influenzare l'evoluzione della malattia e delle manifestazioni cliniche? Tra l'altro sono dei ricercatori italiani e dicono che la dieta, questi studi suggeriscono che la dieta ha un ruolo centrale nel rischio di malattia e nella sua progressione. Numerosi nutrienti come gli acidi grassi polinsaturi hanno un ruolo. Anche il microbiota alterato ha un ruolo in questo disturbo e che fattori protettivi come la dieta mediterranea, la vitamina D e i probiotici possono essere aggiunti alle terapie standard. Quindi capite bene che la dieta è veramente importante. Serve perciò una nuova educazione. Questo è il diagrammino di un altro dei miei libri. Non sto a spiegarvelo questa volta, poi magari capiterà un'altra occasione, però mi piace far vedere questa immagine che spiega le connessioni tra noi, il bene e il male, e tra noi e il mondo. Mettendo Luciano, insieme questi quattro fattori Luciano, si crea un diagrammino che vedremo successivamente. Luciano, il diagramma noi non lo vediamo, vediamo solo la tua presenza, ma il diagramma non è in video. Possiamo continuare così, ma sappi che non vediamo ciò che tu stai spiegando. Continua. Ah, no, sai, no, io ho condiviso lo schermo, però non si vede? No, non si vede. Ah, mi dispiace, peccato. Sì, peccato, sì, però va bene, la cosa è interessante anche spiegata a voce. Andiamo avanti, dunque, praticamente qui si sta parlando del mio libro La dieta Top Energy. La dieta Top Energy, che è il libro di nutrizione, l'ho divisa in tre parti. Una parte che spiega le varie diete che ci sono sulla piazza, tipo la dieta zona, la dieta iperproteica, la dieta acido-base, una parte che spiega le caratteristiche dei vari tipi di cibi, le caratteristiche che hanno i legumi, le caratteristiche dei latticini, le differenze tra latticini di mucca, di capra, di pecora. E poi una terza parte che riguarda la dieta migliore per noi, che è una somma di tutte le diete, perché ogni dieta ha un aspetto interessante, è stato scoperto qualcosa. Ogni dieta ha
c'è qualcosa di buono, no? Adesso sì, adesso sì. Ok, Perfetto. va bene, questa è la copertina dell'ultima edizione del mio libro. E adesso parliamo un po' degli aspetti importanti per un'alimentazione sana. Il primo aspetto che volevo condividere con voi era l'indice glicemico dei cibi. Si è scoperto che certi cibi hanno una capacità di alzare la glicemia nel sangue molto molto elevata e questo stimola la produzione di insulina e la produzione di insulina a sua volta porta via questo zucchero dal sangue. Può succedere ad esempio mangiando la pasta o mangiando un dolce che vi mangiate un piattone di pasta di 100 grammi, che è amido fondamentalmente, e questo amido si trasforma molto rapidamente in zucchero. Questo zucchero alza la glicemia nel sangue, arriva l'insulina, porta via questo zucchero immediatamente dal sangue, e voi vi ritrovate, pur avendo mangiato tantissimi carboidrati con una carenza di zucchero nel sangue, il classico sonno che viene dopo aver mangiato la pasta asciutta. Non so se è capitato anche a voi, ma è una cosa che è capitata a moltissimi miei pazienti. Per cui è molto importante usare delle strategie per non alzare tanto questa glicemia, perché quando lo zucchero che nel sangue viene tolto dal sangue, viene portato al fegato dove viene trasformato in colesterolo e trigliceridi, dipende da che zucchero stiamo parlando. E quindi non va molto bene per il nostro organismo trasformare tanto zucchero in colesterolo e trigliceridi. Quindi l'indice glicemico dei cibi è molto molto importante. Il secondo fattore importante per l'alimentazione e per la salute è il potenziale elettrochimico redox anti-aging, cioè il potenziale di ossidoriduzione. Noi produciamo una serie di sostanze ossidanti con il nostro metabolismo. E se utilizziamo degli antiossidanti, tamponiamo gli effetti negativi di queste sostanze tossiche che produciamo. Quindi è molto importante che ci sia nell'alimentazione una buona quantità di antiossidanti. Antiossidanti che sono anche dei potenti antinfiammatori, perché ci sono dei cibi che hanno di per se stessi delle sostanze che infiammano il nostro organismo, ad esempio la solanina, presente nelle patate, nei peperoni, nelle melanzane, nei pomodori, qualche volta può dare dei problemi ai nostri apparati digerenti, perché ha un elevato potenziale infiammatorio, perché serve a proteggere queste pietanze, questi ortaggi dall'attività degli insetti, ma quando arriva nel nostro intestino crea infiammazione e crea disturbo. In effetti ci sono delle persone che se mangiano i pomodori crudi devono stare attente, perché se sono poco maturi hanno dei disturbi digerenti dell'apparato digerente. Quindi il potenziale infiammatorio dei cibi è molto importante. Certe persone non è bene che mangino dei cibi troppo zuccherini.
perché hanno un elevato potenziale infiammatorio. È importante tenersi bassi con i cibi che creano infiammazione nel nostro organismo. È importante mangiare dei cibi che sono antinfiammatori. E quali sono i cibi antinfiammatori? Sono soprattutto la frutta e la verdura, che sono ricche di minerali che hanno proprio una funzione protettiva dall'infiammazione. E in effetti il quarto punto è il pH, l'acidosi o l'alcalosi, la presenza di acidi o di sostanze alcaline nelle nostre pietanze, è molto importante che ci sia una buona quantità di cibi alcalini nel nostro organismo, proprio perché noi produciamo una notevole quantità di sostanze acide. I cataboliti del nostro organismo, del nostro metabolismo, sono tutti di tipo acido. Per neutralizzarli abbiamo bisogno di introdurre una buona quantità di sostanze alcaline. Il quinto punto riguarda la produzione di muco. Ci sono diversi cibi che stimolano la produzione di muco ed è importante non avere troppo muco nel nostro organismo, perché il muco è un ricettacolo, è un terreno di coltura di batteri, funghi e virus. Quindi va a bloccare il funzionamento delle nostre mucose e favorisce la presenza di microrganismi patogeni. Quindi dobbiamo cercare di evitare i cibi troppo ricchi di muco. Ad esempio, le banane sono molto ricche di muco, i latticini sono molto ricchi di muco, possono creare molto muco. Un altro aspetto importante per la nostra alimentazione riguarda l'attivazione e l'inibizione metabolica. Cosa significa? Significa che certi cibi stimolano il nostro metabolismo e certi cibi inibiscono il nostro metabolismo, lo rallentano. Ad esempio, i latticini rallentano il metabolismo, il caffè accelera il metabolismo. Quindi dobbiamo sapere quali cibi ci aiutano al metabolismo, soprattutto se siamo sovrappeso. Ad esempio, può essere utile non utilizzare troppo sale se siamo sovrappeso, ma utilizzare delle spezie che attivano il nostro metabolismo. E poi l'ultimo punto che volevo condividere con voi riguarda la capacità di fornire energia a lungo termine. Mi è capitato un paziente che beveva 10 caffè al giorno, fumava 30 sigarette al giorno e si alzava a mangiare anche a mezzanotte, alle 2, alle 4 del mattino. Perché? Perché mangiava e utilizzava delle sostanze che fornivano tutte energia a breve termine. Non teneva conto che ci sono delle combinazioni alimentari che invece forniscono energia a lungo termine. Della serie, se io mangio un dolcetto, l'energia, soprattutto se è fatto di farina e zucchero, l'energia che mi darà durerà poco. Ma se io inserisco delle sostanze grasse nel mio organismo, l'energia che mi forniranno sarà per lungo termine. Quindi è importante capire che ci sono dei cibi che aiutano il mio metabolismo e lo fanno funzionare meglio per lungo termine, tempo. Un altro aspetto interessante, la dieta è personale. Ciò che per me è cibo, dice un famoso detto,
per te può essere veleno. Ed è proprio così. Un aspetto che io devo sempre valutare nelle persone che vengono a trovarmi è la presenza di intolleranze alimentari. Perché si hanno queste intolleranze alimentari? Ci sono diversi aspetti da considerare. Uno è la qualità del cibo. Mi ricorderò sempre che mio fratello soffriva di allergie stagionali. E avevo scoperto che aveva un problema con i latticini. Togliendo i latticini stava molto meglio. Mi ha raccontato tempo fa che era andato in montagna a fare una gita, una vacanza di una settimana. Il contadino che vedeva ogni mattina mungere le mucche, una mattina gli ha detto se voleva assaggiare quel latte, lui ha detto no, non posso perché ho sempre delle allergie. E il contadino insisteva, allora mio fratello si è lasciato tentare e quel latte lì non gli ha fatto assolutamente niente. Per tutta la settimana ha continuato a mangiare latticini senza soffrire di neanche uno starnuto. Sceso di nuovo a valle, ha pensato, ma allora a questo punto non ho più intolleranza ai latticini. E ha preso un latte di supermercato e già dopo un'ora aveva di nuovo tutta una serie di disturbi. Questo per spiegare che la qualità del cibo è molto importante. Poi conta anche la capacità di digerirlo. Se c'è una carenza di enzimi digestivi nel nostro apparato digerente, non ne produciamo abbastanza attraverso il pancreas, il cibo indigerito crea più facilmente intolleranze alimentari, come i cosiddetti coccodrilli. Che io chiamo così i microrganismi che si trovano nel nostro intestino, che possono essere parassiti, funghi, virus, batteri. Tutti questi microrganismi, se non sono quelli giusti per la nostra, per il nostro apparato digerente, concorrono a creare infiammazione e quindi diminuiscono la capacità che abbiamo di metabolizzare certi cibi che forse sono più difficili da metabolizzare per il nostro organismo. Cibi crudi o cotti, è importante che ci sia una buona quantità di cibi crudi perché hanno enzimi, ma ci sono anche dei cibi che devono essere cotti e che è meglio che siano anche in buona quantità, soprattutto nel periodo invernale. La macrobiotica è una filosofia alimentare che ha veramente dei buoni risultati e utilizza moltissimi cibi cotti. Io mi chiedevo perché utilizza tanti cibi cotti, un motivo per cui li utilizza è perché ci sono meno parassiti, funghi, virus, batteri, meno coccodrilli nel cibo e il cibo caldo aiuta i nostri reni, che spesso d'inverno sono troppo freddi. Quindi anche la macrobiotica ha il suo perché e va inserita nelle filosofie che ci interessano per la nostra alimentazione, per la nostra salute. Tornando all'alimentazione infiammatoria, i famosi quattro killer bianchi, lo zucchero bianco, il sale bianco, la farina bianca e i latticini sono considerati quattro killer bianchi nel senso che creano infiammazione nel nostro organismo.
Per esempio, questa ricerca spiega che il sale della dieta promuove disfunzioni cognitive e neurovascolari attraverso un iniziale responso delle cellule T17 del nostro apparato digerente, che sono delle cellule del sistema immunitario. Praticamente si è visto che un eccesso di sodio favorisce la presenza di autoanticorpi nell'apparato digerente, questi autoanticorpi migrano attraverso il sistema linfatico e il sistema circolatorio, raggiungono il sistema neurovascolare, il nostro cervello, e creano danni nel nostro sistema nervoso centrale. Quindi una buona regola è non eccedere mai con il sale, con il cloruro di sodio. Ecco qua, vediamo per qualche alimento quanto sodio c'è e quanto potassio. Il potassio invece è un elemento proteggente dall'infiammazione, nelle giuste quantità naturalmente. Riassumendo, quanti sintomi possono scomparire con l'alimentazione? Moltissimi. Nessuna malattia verrà curata nel lungo termine senza un'adeguata alimentazione, questo è il mio pensiero. E questo è un detto della medicina ayurvedica che dice che quando la dieta è sbagliata, le medicine non servono e quando la dieta è corretta, le medicine non sono necessarie. Non è proprio così, però un'idea di questo tipo forse può aiutarci a vivere meglio. E quindi cercate di non tagliare sul cibo, cercate di acquistare nutrienti, non cibi gustosi. Quando si va in un ristorante, i ristoratori sono preoccupati di darci dei cibi che siano estremamente piacevoli per il nostro palato, ma non sempre sono adatti per il nostro metabolismo, per la nostra salute. Cercate di aiutare il vostro organismo con questi utili presidi alimentari. Per concludere, un nutrizionista deve tener conto delle intolleranze, dei coccodrilli, del microbiota, utilizzare il bioimpedenziometro, valutare la cronodieta, che significa che certi cibi sono utilissimi la mattina ma fanno male la sera, certi altri sono utili la sera ma fanno male la mattina, quindi bisogna capire cosa mangiare nella sua giusta finestra. L'idratazione è fondamentale. Ho scritto anche il libro I segreti dell'acqua proprio per spiegare l'importanza dell'idratazione, l'attività fisica che è sempre un ottimo presidio di cui si deve occupare anche un nutrizionista e poi eventualmente l'utilizzo degli integratori. Questi sono un paio di schermate che mostrano come il bioimpedenziometro mostra l'acqua intracellulare, extracellulare, mostra l'angolo dello stress, mostra se c'è dei cibi ossidati o antiossidanti. Ad esempio, questo paziente ha il minimo di cibi ossidanti, perché già ha un'ottima alimentazione e ha pochissima ritenzione idrica. Quindi
Ecco, qui lui era nel quadrante migliore, nel giusto rapporto tra grasso e muscoli, poi aveva smesso di fare attività fisica ed era scivolato nel quadrante dove c'è un eccesso di grasso, pur in presenza di una discreta muscolatura. Non aveva infiammazione, che questo è un aspetto molto importante. L'acidosi renale era bassissima proprio perché mangiava molto bene. Il potassio era quasi tutto dentro le sue cellule, non aveva osteoporosi. Beveva una quantità di acqua sufficiente, 2 litri e mezzo al giorno, ha i valori di muscolatura nella norma, i muscoli di braccia e gambe sono sufficienti, grasso intra addominale era un pochettino alto, in effetti, e grasso intramuscolare, che poi anche il cuore è un muscolo, aveva un'infiltrazione di grasso nel muscolo. Ecco, per dare un'idea di come un piccolo apparecchietto può essere utile per avere delle informazioni importanti per la salute di una persona. Parlando dell'attività fisica, accennando brevemente, si è scoperto che il rischio di infezioni e quindi di malattie, di infiammazioni è alto nelle persone sedentarie, si abbassa in chi fa una moderata e intensa attività fisica, si rialza in chi fa troppa attività fisica. Stando seduti si diventa disabili, però anche facendo troppa attività fisica si hanno dei problemi di salute. Quindi, in medium stat virtus, se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta dose di nutrimento e di esercizio, né in eccesso né in difetto, avremmo trovato la strada della salute. Feet, forks and fingers significa attività fisica, stai attento alla forchetta e attenzione al fumo. Mangia bene, muoviti di più e respira bene. Grazie, io avrei finito la mia presentazione. Bene, grazie Luciano. Magari se tra i presenti ci sono delle domande, possiamo attendere questo prima di concludere. Buonasera, professor, parlo con Linda. Buonasera. Buonasera. Volevo chiederle se esistono dei cibi che hanno un impatto negativo, ad esempio su malattie respiratorie come l'asma. Assolutamente sì. Mi ricordo un bambino che ho visto tempo fa, che aveva proprio degli attacchi di asma, abbiamo curato l'intestino e abbiamo fatto le intolleranze alimentari e lui ha migliorato tantissimo, non aveva più attacchi di asma. Quindi la mia risposta è positiva. E c'è anche qualche alimento che può peggiorare? Non ho capito. Se c'è magari C'è qualche magari alimento che arrivo può che peggiorare una può condizione di peggiorare asma? una condizione di asma.
Sa che non riesco a sentirla molto bene. Forse abbiamo dei microfoni aperti e pertanto entra in disintonia il discorso. Allora, chiudiamo i microfoni e solo le persone che sta parlando tiene aperto. Prego, ripeta la Riprovo? domanda. Sì, Riprovi. riprovi. Ok, volevo chiedere se magari c'è qualche Ok, volevo alimento un chiedere po' se più magari c'è qualche alimento un infiammatorio po' più infiammatorio per l'asma. per l'asma. se C'è un ritorno di parola tremendo. Non so tecnicamente come risolvere. Solo spegnendo i microfoni. Luciano, prova a spegnere anche il tuo microfono. Ripeta la domanda per cortesia. Ecco, Sì, ci provo, anch'io poca rete adesso. adesso Comunque. ecco, perfetto, dica. Così? Ok. No, volevo chiedere se c'è qualche alimento che magari è un po' più infiammatorio che va a peggiorare appunto l'asma. Tipo per esempio il discorso della solanina. Luciano, a te la risposta. Riattiva il microfono. Si è scollegato anche Luciano. Ops. È una serata un po' particolare a livello tecnico, ma per fortuna almeno i 40 minuti della presentazione, i 35 minuti della presentazione, sono andati bene. Dai, almeno questo. Ops.